Allora, è evidente che chiunque di noi l'ha visto ha avuto, diciamo, un brivido freddo lungo la schiena. Sia Salvini che Meloni hanno ritwittato e mi dica, Bitonci, state chiedendo un'interrogazione parlamentare, qual è il vostro sospetto rispetto a questo filmato? Poi, diciamo, la scienza ha smentito, però intanto glielo chiedo. No, per carità, poi la scienza sta, intanto buongiorno a tutti, sta smentendo e ho sentito anche la capo ieri sera che ha fatto le dichiarazioni in questo senso. Certo che un filmato, per carità, di qualche anno fa, che parla di questi temi che sono assolutamente attuali, poi mandato in onda da una TV pubblica, mi pare, insomma, un tema estremamente sconcertante, quindi io penso che debba esserci perlomeno una informativa da parte del Premier Conte o comunque del Ministro della Sanità. E la vostra proposta economica, come sta andando il rapporto con l'opposizione, con la maggioranza? Ma il rapporto con la maggioranza è stato inizialmente, cioè io parlo dell'incontro fatto con Gualtieri e il nostro senatore Bagnai ancora una settimana fa sulle misure economiche, sulle proposte che abbiamo fatto, tra l'altro anche molte puntuali. Alcune cose sono state recepite all'interno del decreto, se pensiamo alla cassa integrazione straordinaria estesa a tutti quanti, anche ai lavoratori autonomi, quindi a chi è anche un dipendente, però altre proposte che abbiamo fatto, tra cui direi quella più importante, che era la moratoria delle scadenze fiscali e contributive, altre cose non hanno avuto attuazione. Se pensiamo che le dichiarazioni proprio del ministro Gualtieri dell'altro giorno, abbiamo verificato che il 70%, e questo voglio che sia chiaro e anche per chi ci ascolta a casa, il 70% dei contribuenti ha fatto i versamenti il giorno 16, quindi non ha ottemperato a ciò che aveva detto il ministro Gualtieri, cioè che si poteva sospendere i pagamenti delle tasse e dei tributi. Questo fa capire quanto sia stato un momento di incertezza anche dal punto di vista comunicativo, cioè il ministro Gualtieri venerdì sera fa fare un comunicato stampa e fino al giorno di scadenza di versamento delle tasse non c'è nessun altro provvedimento, per cui la gente e chi aveva portato gli F24 presso le banche ha effettuato il Serracchiani, versamento. il deficit di comunicazione, così la replico la lascio andare via, anche lei avrà da fare come tutti. Vada, Serracchiani. Ma allora, guardi, qui il Serracchiani, momento sia. cioè, è nei dati, I dati del ministro Gualtieri è che il 70% dei contribuenti delle partite IVA ha pagato nonostante il comunicato stampa di Gualtieri. Bitonci, l'altro tema di cui si discute adesso, prendendo esempio dalla Corea, no, che avrebbe questo modello di tamponi a tappeto e che è un po' al modello veneto, con però in aggiunta un'application per segnalare i casi dei positivi, per segnalare gli spostamenti. Se ne sta parlando anche nel governo, sono arrivate tante proposte sul tavolo della ministra dell'innovazione. Lei sarebbe d'accordo, voi sareste d'accordo su una cosa del genere che comunque pone anche ovviamente dei problemi di privacy, di circolazione dei dati? Visto che prima ho seguito tutta quanta la trasmissione, quindi anche gli attacchi che sono stati fatti all'assessore della Regione Lombardia, Gallera, che sta facendo insieme al Presidente un grande lavoro. E quindi questa contrapposizione che sento soprattutto in questi ultimi 2 giorni, anche tra le regioni, facendo il confronto tra il Veneto e la Lombardia, io penso che sia assolutamente sbagliata, perché parliamo di due grandi sanità, di grandi sanità come quella anche dell'Emilia-Romagna, e cercare di creare una contrapposizione tra regioni, anche su quello che è stato fatto, secondo me è un gravissimo errore. Anche gli attacchi personali fatti a Gallera in precedenza, io non sono potuto intervenire, se no dicevo assolutamente la mia. La Cioè, dica il Veneto adesso, Bitonci, la dica ha adesso. fatto No, una ma scelta.
cioè, la dica adesso, no, perché mi ci interessa, lì non è un... Allora, dal mio punto di vista, no, ci sono dei modelli diversi, no? Allora, si cerca e si chiede anche all'opposizione una collaborazione che noi, come ha ripetuto Matteo Salvini, la daremo sempre. Io ho visto sindaci come quello di Codogno, che il sindaco, ovviamente un sindaco della Lega, e anche altri sindaci con una grandissima compostezza nonostante quello che è successo. Se avete ascoltato l'intervento dell'onorevole Guidesi ieri alla Camera, è quello che ha detto, che si sono sentiti lasciati solo, non tanti dalla Lombardia e qui dalla regione Lombardia che è intervenuta, ma dallo Stato. Non si è visto nessuno della Protezione Civile Nazionale a Codogno, dove c'è stato il primo focolaio. Quindi è chiaro che mi sembra, dall'intervento del sindaco Gori a quello anche precedente, insomma, che ci sia un po' un attacco anche un po' politico di una regione come la Lombardia, che sta facendo il massimo, come sta facendo la regione Veneto e come sta facendo la regione Emilia-Romagna, che è di un colore completamente diverso. È che la sfortuna ha portato che ci sono stati moltissimi contagi e molti morti in Lombardia. In Veneto, grazie al fatto che Vo comunque è una piccolissima comunità sui colli padovani, che è stata chiusa fin da subito e che sono stati fatti tutta una serie di tamponi. Ma secondo lei, ad esempio, qua c'è responsabilità di entrambi, allora riuscito, forse bisognava chiudere anche... Le fa ad esempio, allora forse si sarebbero dovute chiudere come zona rossa anche Bergamo, ad esempio, perché questo è un tema che ricorre. Si parla di realtà molto più grosse di Bo, che ha qualche migliaio di abitanti, cioè nel senso chiudere un'intera provincia o chiudere città che sono 200-300 mila o abitanti o 400 mila abitanti è, penso, estremamente più complicato rispetto a un comune di 2-3 mila abitanti. La fortuna che si è riuscita a contenere a Bo e che il governatore e la linea della regione Veneto è stata quella di tamponi a tutti. Però io mi ricordo, perché ogni trasmissione qua da voi, quando è stata fortemente criticata questa azione, ricordatevelo, perché quando Zaia diceva noi non ci interessa assolutamente, facciamo i tamponi a tutti per capire quant'è la dimensione del problema, da lui nessuno l'ha criticato, semplicemente no, ci sono state, ma andate a guardarvi le trasmissioni, non mi ricordo passate, però possibile, c'erano non lo so, critiche da parte del governo, critiche da parte anche di altri, dicendo critica da parte anche di esperti che dicevano che non andavano fatti i test a tutti quanti. Sacco, adesso sei tutti Bitonci a dire Zaia ha fatto bene a fare, moltissimi allora, test. Sacco, sei Bitonci, allora noi stiamo tutti affrontando qualcosa di non conosciuto. Il tema è che se ci sono due approcci diversi, uno li vaglia entrambi e comunque sono sul tavolo delle ipotesi. I sindaci nella prima parte, molti di loro, e la cosa più che i sindaci, io mi sento di sposare, se ho un taccio. Glielo dico dopo, mi taccio. Non è stato bello vedere durante una trasmissione del servizio pubblico questa mattina un attacco così pesante all'assessore Gallera, alla regione Veneto, che sta facendo di tutto molte volte da sola per cercare di contenere un'epidemia che ha preso in particolare alcune zone e che per fortuna non si è espansa nel resto d'Italia. Per fortuna, lo dico, conoscendo bene qual è la sanità del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e che cos'è la sanità del resto dell'Italia.